Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove faccio di nuovo colazione. Cioè, sempre stessa colazione. Volevo fare un video tag carino, visto che ho visto la Giobella Betta che l'ha inventato uno. Non so se questo video l'avrà mai fatto qualcuno, ma mi è venuto così spontaneo, dato che a me piace viaggiare, un tag sui viaggi. Ovvero, quale sarebbe il vostro viaggio da sogno e quale è stato il vostro viaggio più bello? Sono due domande molto semplici. Potete parlare sia del vostro viaggio più bello, se l'avete fatto, se no. Quale sarebbe il viaggio dei vostri sogni? Allora, io vi parlo di ambo due. Allora, il viaggio più bello che ho fatto penso che sia stato in Costiera Amalfitana. Non è stato un vero e proprio viaggio, tipo una scampagnata, ci sono andata per varie volte in diversi giorni e periodi. Penso che sia stata la volta più bella perché io amo la Costiera Amalfitana. Ci sono andata sì col mio ex perché lui era più, non, diciamo, non era proprio della Costiera Amalfitana, però abitava lì vicino. Chi me l'ha chiesto era di Avellino. Non era di Salerno, non era di Napoli, era di Avellino. Comunque, mi ha parlato in Costiera Amalfitana. Io adoravo Vietri, mi piaceva. Sono andata a Sorrento, Amalfi. Mi sono fermata anche in un posto che stavo per vomitare perché le curve non le amavo tanto, ma è bellissima, ne valeva la pena. Ho visto anche Positano, ho visto quasi tutta la costiera. Siamo fermati anche a, se non sbaglio, Maiori e Minori perché c'era traffico. Non mi ricordo se era perché io stavo male o perché lui doveva fare pipì, però comunque. Mi ricordo che è stato bello quando sono andato in costiera, veramente bello. Poi abbiamo trovato un'altra trattoria che si chiamava Reginella, che costava pochissimo ed era fantastica, era piena di gechi. Era bellissima, è stato forse, diciamo, non proprio il viaggio, però tipo il posto che ho visitato più bello. Poi beh, ci sono tanti altri posti, però mi è rimasto più impresso perché poi io amo il mare. Quindi Vietri mi è rimasta, poi c'erano le ceramiche, cose. Infatti c'è ancora delle cose che mi sono comprata che sono bellissime. Le ho tenute perché sono troppo belle. Veramente sono. Cioè, Positano mi è piaciuta molto, anche se preferisco Amalfi. Non so perché. È vero che Positano è più lussuosa e tutto, io preferisco però Amalfi. Vietri me ne sono innamorata perché è particolare. Mi piacciono le ceramiche, c'era una ceramica che si chiama pure Sara, come me. Ho preso infatti un gufo che ho blu in camera perché amo i gufi. Ho preso anche una proprio le lucertole, lì c'erano gechi ovunque, una lucertola. Che ha tutte delle pietrine incastrate, cose bellissime. Poi ho preso tantissime cose, ci ho tutte attaccate al frigo. E penso che sia stato il viaggio più bello. Come, cioè, non è proprio un viaggio, diciamo, quando sono scesa giù, tutte le volte che ho visitato la costiera, è stato forse quello più bello. Ho visitato anche tanti altri posti. Poi un giorno vi farò un video completo, tutti i posti che ho visitato. Se lo volete, scrivetelo sotto nei commenti, se non lo volete, ve lo faccio lo stesso. Giusto perché non so che video fare. Allora, poi il video invece, il viaggio che vorrei fare, che ci terrei tantissimo, è andare in Grecia. Sembra che sembra una cazzata, però non so perché mi sono portata con la Grecia. Io continuo a fare colazione. Allora, il primo viaggio vorrei andare in Grecia. Uno perché ho paura dell'aereo, leggermente, un pochettino. Più che altro quando si stabilizza. Adesso, beh, sono anche calata di peso rispetto a molti anni fa in cui l'ho preso per andare giù a Napoli. Però, magari ci vado col traghetto. Non lo so ancora. Però mi piaceva andare in Grecia tantissimo. Anche se mi hanno detto che comunque sarebbe l'aereo perché poi l'aereo lo cambi e è tipo un aeroplano che plana sull'acqua. Magari qual è il mio elemento che è l'acqua. Non sarei più d'accordo. Vorrei andare in Grecia perché mio padre ci è stato da tanti anni fa. Ma comunque molti miei amici mi hanno parlato benissimo. Che è veramente bella. Poi ho visto tantissime foto, itinerari di viaggio. Io adoro poi il mare, lo sapete, adoro il mare, mi piacciono le casette, mi piace come anche come adesso l'hanno fatto comunque anche intercontinentale, quindi comunque non si mangia solo yogurt greco, che la cucina greca non mi fa impazzire, sono onesta, però adesso fanno molte cose anche più italiane, quindi pesce, queste cose qua. Per la colazione magari chiederò quella italiana, perché quella americana, quella intercontinentale o quella loro non mi fa impazzire. Però alcune cose, visto che ho molte intolleranze e allergie, non vorrei morire, quindi piuttosto chiedo. Qualcosa di nuovo lo proverei. E poi mi piacciono tantissimo quelle casette bianche e blu, io le adoro. Poi voglio. Ovviamente non proverò i somari. Mi piacciono tanto i somarelli, perché tutti hanno detto, ah, oh, poverini, gli asinelli, allora o finiscono lì per turismo o ve li mangiate. Quindi, animalisti, è meglio che siano lì. Anche a Santorini e a cosa stanno benissimo i somarelli. Perché tanto portano le valigie. Io sopra il somarello non ci salgo perché sennò lo faccio stramazzare. Massimo mi porto le valigie.
Perché sto su, io sto su Marella, non ci salgo. Uno, perché poverino muore, mi crepa il cuore. Due, me la faccio a piedi, preferisco. Salgo il somarello, li metto al massimo nella mia valigia, che non so cosa riconvenga, però da una parte è meglio che siano sfruttati tra virgolette così, che vengano macellati, fatti le salsicce. Quindi quando nel mese dicono, oh, poveri somarelli, o fanno così, finiscono purtroppo mangiati. Purtroppo no, il mondo è onnivoro. Io non ho nulla contro ovviamente le persone che sono vegane, vegetariane, ma purtroppo gli animali si mangiano. Quindi mi dispiace per loro, sono carini, non so. Proprio così. Quindi tanto i Cappello e i Somarelli che vivono bene a Santorini, vivono bene a Santorini come anche in altri paesi della Grecia. Io vorrei andare appunto a Santorini e a Mykonos, che me l'hanno parlato bene. Poi non so, ci sono anche altre isole eccetera, però mi basterebbe visitare una, anche se solo Santorini. E poi come altri viaggi che vorrei fare più in là, mi piacerebbe tipo Ischia anche, vorrei provare magari anche il viaggio in Asturias, quello top, quando avrò tanti soldi, in Giappone, che spero di poterlo fare col mio ragazzo, se riusciamo un giorno, andare in Giappone e vederci qualche città come Tokyo ovviamente, città che non mi ricordo il nome, se le ricorda sempre lui, quelle classiche dove ci sono tutti i fumetti, dove ci sono tutte le cose un po' nerd. E l'altra dove c'è anche la parte del Monte Fuji, che quelle sono bellissime, vorremmo andare là. Poi con la mia gnocca, che sarebbe senza la mia amica, andremo in Egitto, perché mio ragazzo odia l'Egitto, quindi io e lei andiamo in Egitto. Ci guarderemo l'Egitto, poi magari facciamo un salto anche in America, vediamo un po' adesso. Se avremo i soldi l'avremmo già fatto. No, diciamo che l'Egitto anche vorrei visitare tanto, anche se però le tombe le lascio stare, non compro nulla. Visito, ma non compro nulla. Porta le maledizioni, mi porto un corno o qualcosa contro le maledizioni, però mi affascina molto l'Egitto, magari in un periodo in cui non si muore di caldo. Quindi l'Egitto mi piace molto, però il Giappone perché mi affascina proprio. Ovviamente negli ultimi tempi mi ha preso molto, soprattutto guardando tanti anime, guardando anche tanti viaggi che hanno fatto le persone, poi adoro anche il modo in cui hanno di vivere, di mangiare, tutto. E sarei curiosa. Un altro posto che magari vorrei visitare, che non c'entra niente, non lo so, è tipo l'Austria e la Germania, che sono paesi magari diversi. Non so con chi ci andrei, perché magari forse con mia sorella, che è più corriamo lì. Però mi piace viaggiare tanto. L'America è già un po' più un problema, perché mi piace, ma è molto grande. Quindi magari opterei per tipo le città che ho, tipo Seattle, so, San Francisco, quelle che vedo nei telefilm, mi piacerebbe visitarle, tipo Seattle, visto che io sono stata con Grey's Anatomy, mi piacerebbe tantissimo, anche Los Angeles, la California, dopo Orange Country, vorrei vedere come sono più o meno, ci vorrebbe tipo un anno lì per visitarle tutte, però mi piacerebbe, purtroppo molte persone se lo possono permettere, io no. Però se non lavoro mi piacerebbe farlo. Ovviamente se ti danno 3 giorni di ferie andare in America la vedo ardua, però ci si può lavorare negli anni, dai. Questi sarebbero tipo i viaggi che vorrei fare io in assoluto, ovviamente, però ora mi punto sulla Grecia, dai. Poi per quest'anno penso che viaggi non ne farò, massimo farò qualche scappata qui e là con la mia amica che dobbiamo organizzerò per Gardaland o per qualche altro viaggio che troviamo in offerta, volevamo andare a Ischia, il problema appunto è il treno che costa un ciulo di soldi, cioè costa più il treno che altro. Proviamo con Gardaland, ma mi sa che anche Gardaland sarà un problema perché mi sa che ci troveremo tutta l'Italia. E vedremo un po' per altre cose, dai. Se avete qualche consiglio scrivetemi sotto nei commenti, se avete qualche offerta per fine agosto. Perché il suo compleanno è il 19 agosto, dopo il 19 agosto volevamo fare appunto una scappata, una toccata e fuga da qualche parte, magari con il pullman, noi ci adattiamo, andiamo anche col triciclo. Niente, ditemi sotto nei commenti, questo tag è aperto a tutti, ovviamente, tag ovviamente, perché voglio vedere come in Whispering, tag la gemella Betta che mi odierà a morte, voglio che fai questo tag in Whispering, il tuo viaggio di sogni o il viaggio che hai già fatto e ho già fatto il tuo viaggio più bello. Sono due domande, il tuo viaggio più bello e il tuo viaggio dei sogni. Sono due domande, se vuoi ve le metto sotto. E poi
Taggo, allora, il mio ragazzo che mi odierà a morte, Andrea 93. Taggo la Stefi. Poi taggo Annalisa, che è una mia nuova iscritta. Io sono iscritta a lei, una nuova collaboratrice. Mettiamola così, Annalisa, che voglio vedere come farà questo video. Sono curiosa. E chi altro posso taggare? Non lo so. Il tag è aperto a tutti. Chi vuole farlo lo può fare. Semplicemente, taggo anche Arianna, visto che da poco che ha iniziato a fare video. Se riuscirà a farlo, se non riesce a farlo, non ti preoccupare. Ovviamente io taggo. Chi vuole prendere il tag lo prenda, chi non vuole prenderlo può anche rifiutare, tranquilli. Vi saluto. È scritto sotto nei commenti dove vorreste andare, magari come viaggio più bello, il viaggio più bello che vorreste fare. Io vi saluto e finisco di fare colazione, che ce la posso fare entro le 11 di domani. Ciao!